anche perché ci sono tanti, se ci sappiamo, ci sono tanti appassionati, se non proprio di pittura, anche di fotografia, anche di altri con tipi di composizione, ma ci sono tante persone anche ad Annone che trovano un modo di esprimere se stessi o il bisogno di esprimere se stessi, il desiderio, il piacere, chiamiamolo come vogliamo, di esprimerlo anche attraverso queste forme. Cerco chi ama esprimere se stesso soprattutto parlando, chi scrivendo, chi scrive, chi adopera altre forme, così si vuole. Era un'idea. Dopo l'idea è rimasta un po' lì così e tramite il collega Giovanni Zavattini, che conosce per essere artisti e che ama in particolare l'arte moderna, terreno sul quale è abbastanza difficile per chi non è esperto inoltrarsi, non sono assolutamente un'esperta. Questa deve essere la Michela Buretti, che è stata che il primo giorno è venuta, non avevo dato l'invito per quella volta, che ha scritto il suo commento, ha messo subito. Ho capito le opere di Cavazzone, altre così così, ma anche se sono belle lo stesso. Cavazzone è l'artista del primo. E ora allora, aspettiamo. Avanti. Ecco. Tanto loro li hanno già visitati, la conosco. Sì. Ecco, la conosco. Ecco, allora, si diceva il collega Zavattini, il pittore sanonatese Magnolato, Cesco Magnolato, che lo conosce molto bene, gli ha accennato a questa mostra che era già stata allestita dall'Associazione Ciliana, di cui è presidente Giovanni Cavazzone, che è l'autore del primo quadro. Ecco, gli aveva accennato a questo. E allora abbiamo cominciato a parlarne, siamo andati insieme a conoscere Cavazzone e altri così, ma c'era un po' di perplessità perché anche se la cosa era abbastanza già preparata sostanzialmente, c'è tutta una serie di spese da affrontare, per cui il catalogo, secondo me, se ne prende una copia, se l'ho già fatto anche nel corso della visita. Ecco, e così anche e soprattutto ci si pone il problema in una situazione come Annone, se sono operazioni azzardate. Allora non facciamo tutti i successi, a un certo punto abbiamo deciso di partire e trovati anche gli sponsor, potete vedere dietro i cataloghi qui sono, ho avuto il patrocinio, non mi so, dalla provincia, e allora così abbiamo deciso e siamo partiti. E un po' faticosamente, nel senso che ci vuole anche abbastanza impegno e chiunque organizza qualcosa sa che ci vuole impegno, siamo arrivati ad allestirla. È stata inaugurata il 5 di agosto, c'erano molte persone. E nei giorni di apertura, il venerdì e sabato e la domenica di queste settimane, sono venute abbastanza persone. Sono parecchie, direi, e molte persone da fuori, che pronti ai complimenti. Penso che non abbiano nessun interesse per farli, quindi penso siano assolutamente sinceri, e siete persone anche competenti. E questo abbiamo, troviamo le firme, non tutti hanno firmato, abbiamo anche fatto degli scambi di interessanti anche in prospettiva futura per ricavare idee, come fare, perché c'è una nostra idea di come continuare, magari non con eventi così grossi, ma nel nostro, non diciamo neanche piccolo, nel nostro, nell'ambito anche di andare, continuare, tenere vivo questo interesse verso le arti visive, verso la pittura contemporanea, magari anche la scultura. Allora, ecco, questo diciamo, lo vediamo come prima tappa anche abbastanza una certa rilevanza, visto il riscontro che abbiamo avuto, per avviare un progetto. Quello che ci interessava di più era avere il riscontro degli annonesi, e sicuramente anche perché si passava davanti per andare alla sagra, molti sono venuti e molti l'hanno apprezzato. Perché questo incontro? Anche per sentire le vostre idee e anche valutazioni su questo. È venuto fuori da una conversazione fatta con il maestro, che era presidente di inaugurazione, poi è tornato, abbiamo fatto delle belle chiacchierate sull'arte in generale, così, a quelli che mi sono fatto in generale, su questo, e su come, sulle possibilità di evoluzione, con tutti le persone che vengono e si interessano di questo, che siano di elevata capacità, di nuove capacità, ma tuttavia trovano la possibilità di esprimersi. Naturalmente non sappiamo quanti sono, negli inviti, quelli spediti, siamo andati un po'
Piereo, il santo di quelli che piace sperare, il santo di Piereo, oltre a quelli che si conoscono già, magari ci sono altri, ma che tengono un cuore chiuso questo loro interesse, per cui non lo sappiamo, non ho chiesto chi frequentava la scuola di corso di disegno del gruppo Seppia, per esempio, ha avuto questo, e probabilmente abbiamo lasciato da parte persone che coltivano questo interesse, ma noi non lo sappiamo. Chissà che vengano fuori anche questo. Vi dico altre due parole sulla mostra e poi in senso a questo, un remoteso libro, non vuole fare da cicerone, non vuole vedere, lui dice scambiamoci delle opinioni, qualcuno l'ha già visto, scambiamoci delle opinioni su questo, vediamo insieme. Io vi dico soltanto, si chiama Nord-Est perché sono artisti veneti e friulani, ci sono tre veneti e tre friulani, cinque pittori e uno scultore. In questa sala sono radunate, è arrivato una specie di campionario, un'opera per ognuno di questi. Salve lo scultore, che è il maestro Pino Castagna, che ha due opere, perché quella, la prima collocazione era esterna, e poi noi ci siamo molto fidati a lasciarlo all'esterno, visto che è facilmente scomponibile. E uno può prendere un pezzetto per ricordare, però non ci siamo fidati di lasciare nessuno all'esterno. Una prima idea era questa, di mettere qualcosa fuori, magari lo mettiamo in piazza. Se fosse stato qualcosa di colossale, diciamo, i problemi di trasporto, si poteva. Poi c'è sempre il maestro di Verona, non sono, nessuno di loro è giovanissimo, sono persone che hanno un lavoro, una quotazione, Remo Tesorini ne conosce personalmente due, perché ho visto che si sono risalutati la sera con Battacchi e Magnolato, li conoscevate da tempo. Abbastanza amici. Poi gli altri veneti sono Battacchi, le sue persone esposte qui, aspetta che cominci a vedere nella musica, e Magnolato. I friulani sono Cavazzon, Arrigo Poz, Cavai, Gruppo Cavai, le cui opere sono qui nel piano lì del pianerottolo e poi nella stanza di là. Ecco, qui c'è un'opera per ciascuno di loro. La prima cosa che si può rilevare facilmente è che uno dipinge abbastanza sul figurativo, oserei dire accademico, molto così, per quelle, che so, per quelle espressioni alle quali riesco io ad arrivare. Gli altri sono, diciamo, più moderni, si può dire informali. Può darsi sì, così, sì, ecco. No, sono più però sicuramente hanno, sono cose belle, coloristicamente come forme, a me in particolare, perché sono, mi hanno molto colpito le sculture. Sono modellini fatti per essere riprodotti in grande. Sarebbe bello poter avere le risorse per fare una di questi piccoli, riprodotti in dimensioni 3 metri, 4 metri, altri 5, eccetera. E sarebbe bellissimo vedere queste. Vabbè, vi chiederemo come è possibile. Questo lo dico solo come presentazione. Non so adesso lei, se vuole lei esprimere, sì, dire qualche cosa, e poi chi l'ha già vista può cominciare a esprimere, sì, le sue valutazioni. Insomma.